La noia. Tutto sembra una perdita di tempo. Possiamo raccontarcela che facciamo fitness, che dipingiamo, che stiamo mettendo a frutto la quarantena lavorando su noi stessi, leggendo, facendo smart working, studiando. Ma trovo inutile mentirsi fra di noi, perché tanto lo sappiamo benissimo che l'attività principale è una sola: la televisione. Sono tornato a guardarla pure io, che erano anni che non l'accendevo. Ma la noia porta anche a questo. Ogni giorno, ogni sera, in milioni di case in tutta Italia si accende il rettangolo magico che ci intrattiene, ci abbronza con la sua luce, ci conquista. Ma il problema è sempre solo uno: cosa guardare? Si passano le ore a fare zapping, a saltellare da una piattaforma all'altra, come canguri da un canale all'altro, e la maggior parte delle sere si va a dormire avendo fatto l'unica attività motore della giornata: cliccare sul telecomando. Quello che state per vedere è la normale rappresentazione di quello che succede in una classica sera in casa palindromo Cerzeto. Questa è la TV in quarantena. Che si guarda? È lunedì, qualcosa a televisione ci sarà. Ah, Italia 1, c'è il film. Guardiamo quello. Lumos. La bacchetta a coda liscia. È un pennello. Il budget era questo. Oh. Guarda che labbra! Ti prego, ti prego, non ce la faccio. Non ce la faccio più, ti prego. Ma certo che quell'attore lì è bravo, ma proprio si vede che ha studiato, cioè. Intendevi la ragazza, quella di fianco, forse? No, la ragazza ha un ruolo molto marginale. Lui. Ma Voldemort, ma era quello vero. Pensavo fosse Claudio Bisi. Ma quello. Va. Questo programma è stato offerto da. Non riesco a entrare nel film, ogni due secondi c'è la pubblicità. Quando vedi uno spot che non si capisce un cazzo, è sicuramente di un parfum. L'essence, Chapelle, Eiffel, mangio la baguette col camembert, comprato al Carrefour, tapis roulant. E de la merde, le nouveau parfum de la fragrance de la France col papillon del profiterol. Scusa, e de la... Non so, una parola francese non l'ho capito. Metto un film... quale? Supereroi? Qualcosa di supereroi? Mi piace. In un mondo in cui l'incapacità manuale regna sovrana, un solo eroe correrà in aiuto di chi ha bisogno. Porta! Murator, il supereroe bergamasco, prossimamente al cinema. Ti piace quello? Così che è un fusto, mica. Thor? Sì, hai visto? In teoria che... dovrebbe avere i muscoli, perché quello c'ha la panza, non ho capito. A me sembrava proprio un bel bocconcino, a dire la verità. Sì. Vabbè, sì. Allora ci guardiamo un film con un po' di gnocca, va bene? Cine panettone. Cioè, tanto lo danno. Va bene. I'm a scatman. Moglie in vacanza, inizia la danza. Non faccia da birra. Mio marito. Oddio, mi sento male. Amore, non è come sembra, guarda. È il cane. Ma fammi toccare sto marmo di Carrara. Mamma mia, con questo! Brigitte, vado!
Ti giuro che non capisco a chi possa piacere questa tipologia di film. Libidine! Doppia libidine! Libidine go... No, vero. Non piacciono proprio, no. Facciamo che ci guardiamo qualcosa di quando ero piccola. Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Capovolta, sotto sopra, sia finita. Seduto su due piedi, qui con te. Ti parlerò di Pika, super figo di Milan. Ok, cambio, perché se no devo fare tutta la sigla, tutto il telefilm, uno sbattimento incredibile. Guardiamo qualcosa di più trash, un po' più facile. Barbara D'Urso, vai. C'è pure Sgarbi. Professionista, capra, adesso litiga di sicuro con qualcuno. Ditemi sempre voi, quello, lui va se in mi devo far prendere per il culo come... da uno con un cappello del genere. Se avesse con me sì, quello. Sì, certo. Parlo di te, coglione. Cioè. Ditemi voi, uno è qui a parlare di arte, cultura, di storia, di poesia, no. E sto qui, Pika palindromo, sta lì a fare lo scemo. Ha ragione Luis, magari stai un po' zitto, per favore. Ecco, sì, lo io... vedi? Lo dice pure Sabrina. Non sai niente, sei solo una capra ignorante. Poi ringrazia che non posso uscire da qui, se no ti davo un calcio nel culo che ti proiettavo nel futuro. Basta, non... io me ne vado, porto fuori i coglioni, l'altro fa il culo. Ma se ne è andato? No, sto zitto, chiedo scusa. Cambio canale. Platinetto, va bene? Platinetto. Tesori! Allora oggi vi voglio parlare di quel bel bocconcino di Pika palindromo, non è vero? Grazie. Che è un figo pazzesco! Che adoro! No, niente, così. Voi uomini fate tutti schifo! Ma che cosa? Ma... Io la odio la televisione. Grazie ragazzi per aver guardato il video fino alla fine. Io ringrazio Sabrina per avermi dato una mano e Claudio Lauretta per avermi fatto la voce di Sgarbi e Platinetto. Vi ricordo che tutto questo video è stato girato in questi 20 metri quadri di casa. Non siamo mai usciti, non ci siamo mai mossi, ma ci arrangiamo con quello che abbiamo. Ho fatto la cameraman anch'io, cioè sì. Ci siamo passati le cose. Trovate il backstage di questo video sul canale di Sabri. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e scrivete in un commento. Qualcosa dovranno scrivere in un commento. Fai scrivere nei commenti qual è aspetta, dilla tu la cosa che gli è piaciuta di più, la pubblicità che gli è piaciuta di più. Scrivi solo questa qua e gli scrivi in un commento fai così. Il che cosa e perché. Quale scenetta gli è piaciuta di più e perché. Così almeno qualcosa da... Tanto tutto questo ci sarà nel video. No, dai! Sì, certo, vabbè. Mi falla. Dal vostro Pika palindromo affezionatissimo è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video, sempre qui in mia compagnia. Ciao! No, aspetta, chiudo come fai, Jade. Aspetta, lanciamelo. Te lo lancio. Vai, io faccio. Com'è che dice? Bella regà. Prendilo però. Sì, vai. Bella ragazzi! Piririm. Saranno finite le incanda a quest'ora.